Ok, ora veniamo finalmente a dal space e all'import effettivo dell'immagine. Quindi dal sito, quindi cominciamo dal sito, dobbiamo costruirci un template. In realtà, alternativamente potremmo anche costruirlo come kit e farò anche dei video, ma il template è la cosa che permette di fare, diciamo, l'intelaiatura dei nostri mondi. Quindi andiamo in templates e in templates abbiamo. Vedete, ho già cercato di fare dei tutorial e quindi ho già fatto, ne avevo già provato uno l'altro giorno, ma non era venuto benissimo, quindi questo è un retry. E creiamo un template. Allora, i template cosa sono intanto per cominciare? Sono delle forme di partenza del vostro mondo che possono essere riciclate in vari mondi, ma anche in eventi. Quindi è importantissimo. Quindi qui facciamo il boschetto. Di Annalisa, mi sembra. Annalisa, giusto per capirci. Usiamo un'immagine di riferimento. Vi ricordate che avevo fatto prendere un'immagine, quindi l'immagine prendiamo questa. Descrizione, diciamo boschetto Annalisa di nuovo. Potremmo metterci delle altre cose. Tag, dunque tag, gli mettiamo un facciamo video, qui sappiamo che è un video, creiamo il template. Allora, perché creiamo il template? Perché adesso poi da Unity faremo riferimento a questo template. Quindi lui cercherà di caricare, vedete che mi fa vedere la foto che ho preso prima, che è questa, boschetto Annalisa. Così sappiamo, quando vediamo il template, abbiamo un'idea di come funziona. Ora andiamo in Unity. In Unity abbiamo il nostro boschetto di prima. Abbiamo salvato, tutto a posto, però abbiamo anche questo alt space. Siamo loggati e andiamo a fare un load your templates. Allora, facendo load your templates, vedete, mi fa vedere tutti i template che ho e in mezzo c'è il boschetto Annalisa. Lo clicco. Quando lo clicco, vedete che quello che cambia è questa dicitura. Quindi faccio boschetto Annalisa questa qua. Potrei anche creare un nuovo template da qua, ma non mi fiderei. E poi qui abbiamo una funzione di fare il build del template oppure il build e upload. Allora, l'altro ieri ho provato il build e upload con orridi risultati, forse non funzionava bene il sito. Pertanto ho deciso che facciamo il build, che è un filo più lungo, ma è più sicuro. Quindi fare il build, vedete che fa la build per Windows e per Android. Quando dice per Android vuol dire che fare il build per Oculus Go o Oculus Quest. Quindi vanno tutti spuntati e bisogna fare build. Ora con build lui dice dove salviamo e salviamo un template che chiamiamo boschetto Annalisa. E sarà un filetto.zip e salviamo qua dentro, quindi lo mettiamo sotto download e abbiamo questo filetto. Quindi lui comincerà adesso a fare tutto un export, un'ottimizzazione delle immagini che servono per poter generare uno zip che è poi quello che poi noi aggiungeremo al template, così lo vedrete. Okay? Ci impiega anche qua un minutino o due, a seconda del numero di texture. Qui in realtà di texture non ne abbiamo praticamente perché sono low poly, sono solo dei colori, però comunque il suo giro lo deve fare, quindi fa tutta questa cosa. Ok, build completed, e poi ce lo fa vedere nuovo boschetto col.zip, che è questo. No, abbiamo detto sotto download, boschetto Annalisa zip.zip, ok, questo qui, sono 721k e 721k diciamo che va bene, in pratica è poco meno addirittura di quello che abbiamo scaricato da Sketchfab, che era addirittura 759k. Da parentesi, se andiamo a vedere dentro questa cosa ci sono un po' di robe, insomma. Vabbè, tutto zippato, si vede poco. Ok, allora per tirarlo su dobbiamo andare nel nostro template, quindi siamo sempre sul template, andiamo su Edit e poi qua abbiamo la possibilità di scegliere,
All'inizio gli abbiamo messo lo zip con la foto e poi gli mettiamo lo zip invece col suo contenuto. Quindi scegliamo un file, andiamo dove l'abbiamo scaricato, boschetto analisa, zip, facciamo apri. Vi ho detto questo e poi apri. E a questo punto facciamo update template. Allora, facendo in questo modo, ci impiega un attimo a farlo upload, ma essendo piccolo, meno di un mega, l'abbiamo fatto e quindi possiamo andarlo a testare. Come facciamo per andarlo a testare? Dobbiamo costruirci un mondo o un evento. Potremmo, beh, facciamo un evento, tanto gli eventi appunto sono a perdersi, e quindi andiamo negli eventi e ci facciamo My Event, Start a Quick Event, Meetup. Qui abbiamo, mettiamoci evento boschetto. E qui ci mettiamo evento boschetto. Diciamo che parte da dunque dal 20 00. Facciamo che partiamo proprio da adesso. Category quello, private. E andiamo a prenderci, vedete che qui abbiamo i template e gli ultimi in ordine di tempo sono in cima. Quindi boschetto analisa. Cliccato, facciamo Create Event. Ok, l'evento è stato creato e a questo punto andiamo in Alt Space e vediamo cos'è venuto. L'altra volta ci ho perso un sacco di tempo. Ah sì, l'ora non coincide, quindi era già. Perché non mi lasciava entrare? Perché non caricava? Adesso speriamo di farvelo vedere. Per benino, quindi entriamo in Alt Space. Ah, sta installando un aggiornamento che, come vedete, cambiano molto spesso il tutto. Quindi entriamo nel mondo di default che gli ho detto. Ci spiega i suoi tempini. Alt Space VR. Ok, sono nel mio mondino e poi andiamo nel mio evento che ho appena creato. Quindi andiamo in Events, andiamo nei My Events, evento boschetto, vedete che c'è la foto, 30 persone, facciamo Enter e andiamo a vedere che cosa, se ci fa entrare. Sembra che mi faccia entrare. E ci sono. Quindi vedete che sono praticamente qua dentro. Adesso, ah, sono finito dentro probabilmente un albero. Questo qui è un po' il difetto della cosa. Allora aspetta. Ok, in realtà vedete, sono riuscito a entrare adesso nel boschetto e quello che noterete è che comunque ci sono le collisioni al posto giusto. Qua purtroppo ci sono le normali che erano sbagliate in Blender. Quindi bisognerebbe ritoccarle, cioè rientrare in Blender e ritoccare queste normali che purtroppo si possono vedere gli errori di questo tipo proprio solo visitando il mondo dal di dentro. E questo usando Alt Space VR è uno dei sistemi più interessanti. Perché dico che sono sbagliate? Perché vedete che queste montagne si vedono dall'interno. E quindi hanno le normali da rovesciare. Adesso magari, se no stasera, vi farò poi vedere un ulteriore video di correzione di questo file .blend. Comunque, come vedete, l'operazione è abbastanza semplice. Non c'è nulla di complicato. Le collisioni funzionano altrettanto bene. E se vogliamo vederlo, quindi entriamo in Unity, per esempio questo,
se vogliamo ad esempio modificare un pochino qualcosa, quindi no, adesso questi sono tutti attaccati. Comunque volessimo aggiungere un'altra luce, quindi facciamo light, directional light, ed è questa seconda luce, la facciamo con un'intensità un pochino più bassa, ma soprattutto di un colore diverso, la facciamo magari gialla, c'è una luce gialla, e la doppio clic, vediamo un po' dove abbiamo messa questa, e magari gli cambiamo la direzione, quindi andiamo qui, vedete che adesso ce l'ha messa qua, e noi la facciamo girare, la ruotiamo in modo tale che compaia in una direzione diversa, ok? Quindi che illumina da una parte e dall'altra. A questo punto salviamo la scena, CTRL S, andiamo nel nostro settings al space VR e qui, avendo cura di aver selezionato boschetto Annalisa, facciamo un build e upload, perché ho visto poco fa che funziona, quindi facciamo pure rebuild. Ora, la cosa interessante è che quando viene fatto la seconda volta è un filo più veloce, quindi lui adesso dovrebbe farsi tutto il giro e poi fa vedere una finestra nera che è quella con cui dialoga con Altspace e a questo punto upload complete. Upload complete, andiamo in Altspace, che è questo, e ci facciamo un Ctrl-Alt-R. Ctrl-Alt-R fa reset dello spazio, quindi quello che dovrebbe capitare adesso è che lo boschetto è uguale, ma dovrebbe esserci una tonalità giallina in più. Cioè non si vede benissimissimo, ma dovrebbe essere in teoria cambiato la colorazione. Allora, con questo è tutto, spero di avervi fatto capire quanto è facile andare da Sketchfab a Altspace e soprattutto per queste opere, che è molto utile per esplorare le proprie creazioni dell'interno, quindi per vedere i difetti e correggerli poi con Blender. Questo è tutto, ci sentiamo al prossimo video.